Ma come si fa a fare quella vita da scemi che fai te? Che non ce la fai manco alzarti la mattina. O ci si droga o si lavora, lo vuoi capire? Io per esempio mi drogo. Una storia intrigante può essere trovata in ogni luogo. Alessandro Palazzi ha scovato la sua in una delle location più insolite per il cinema italiano, lasciandosi sedurre dall'umanità multiforme che popola le aule di una scuola guida. Fatto con calma, ma al tempo giusto, senza fretta, ma con anticipo. Per il suo esordio dietro la macchina da presa, il regista romano decide di concentrare l'attenzione su un microcosmo invisibile ma ricco di spunti comici e riflessioni inaspettate. Deviati sessuali. A dirigere questo susseguirsi volutamente scomposto di lezioni pratiche e teoriche è Rolando, trentenne insoddisfatto della vita, che dopo la morte improvvisa del titolare decide di prendere le redini dell'autoscuola e di tentare la sua personalissima stangata. Con i toni della farsa e tratteggiando personaggi dalle caratteristiche solo in apparenza eccessive, Palazzi realizza il ritratto del nuovo uomo medio, regalando finalmente alla nostra commedia un senso del reale troppo a lungo soffocato.